Prego. Se vuole. Ah, prego. Viene armato, insomma, vabbè. Allora, abbiamo l'amministrazione comunale ha fatto questo grande lavoro di riqualificazione di Piazzetta San Marco. È stato, abbiamo posizionato la colonna e il leone, che è il leone, la coppia del leone che guarda il mare a San Marco. E ci è sembrato giusto fare dedicare appunto mettere il leone, visto che la piazzetta si chiama San Marco, e però abbiamo voluto anche fare questi incontri per spiegare alla popolazione il motivo della la scelta della statua e la sua storia, e poi quello che avverrà nella prossima riunione, nella prossima conferenza che sarà tenuta da Eugenio Racan, vedremo la leone con l'olivo. Invece questa sera abbiamo il professor Rossetto, Gagliano Rossetto, che ci parlerà del leone di Venezia. Penso che sia un argomento interessante e che ci incuriosisce. Noi siamo stati un po', abbiamo visto che il leone messo sulla colonna e nella piazzetta ha ricevuto anche molte critiche, però penso che sia giusto capire prima di criticare, no? Capire la storia. E noi siamo sempre del parere che la nostra amministrazione è sempre puntato sulla cultura e sulla conoscenza. Allora, prima di criticare, si conosce e si impara. Ecco, quindi grazie professore, e io resto qua perché sarò una sua collaboratrice. Facciamo un applauso. Grazie mille e buonasera a tutti. Tanto io sono qui volentieri stasera, perché pensate, ho insegnato 6 anni all'Unigo, dal 1964 al 1969. Avevo gli allievi, ce n'è uno anche qua dentro, avevo gli allievi che arrivavano naturalmente in bicicletta, partivano anche da Montebello, da Sorio, da Gimella, da Londra, da Sarajevo, da Melene, no? In bicicletta venivano e tornavano a casa alla sera con un ebione che ci muoveva il fucile per aprirlo, quei nebbioni che c'erano allora. Bene, sì. l'Unigo, tutti bravi ragazzi. Allora, questa sera faremo un discorso breve e veloce per avvicinarci, butto il microfono, per avvicinarsi alla straordinaria storia del leone che è a Venezia e che adesso è diventato papà, o nonno o trisnonno di quello che avete in colonna all'Unigo. Perché quel leone lì da secoli non fa dormire di notte gli studiosi d'arte, gli esperti, gli storici, eccetera, anche perché a Venezia è messo sopra una colonna che è alta 15 metri, quindi non puoi mica andare lì, girarci attorno, guardarlo e chiacchierarci attorno. 15 metri sono tanti, va bene, ma quello arriverà sulla fine della serata. Prima vi faccio vedere una roba strana che mi ha colpito osservando un libro importante che ha fatto la Regione Veneto. Quel libro si chiama Percorsi veneziani nel Mediterraneo, è stato edito nel 2010, fatto da due studiosi importanti che hanno fatto il giro di tutta la Turchia, alta, bassa, in centro, lungo il Mar Nero, lungo di là, per scoprire dove i veneziani e i genovesi avevano le tane, cioè i magazzini delle merci, perché sapete bene che c'erano le carovane via terra, camelli, asini, qualche cavallo, muli, e via mare le navi. Però avevano bisogno dei magazzini per radunare alla sera le carovane quando arrivavano lì, custodirle anche e chiudere le porte, anche perché erano le cose più preziose che giravano allora con le carovane dei genovesi, mercanti genovesi e mercanti veneziani, e i ladri erano sempre in agguato, quindi ogni sera. Praticamente questi erano quelli che dopo abbiamo chiamato caravanserragli,
Caravan serragli, il serraglio della carovana, porco can, per custodire le merci e le mercanzie, che era veramente il motivo della ricchezza di queste due straordinarie città, la Repubblica di Genova e la Repubblica di Venezia, erano le carovane che portavano le merci. Pensate da dove arrivavano, attraversando la Turchia. E allora, per piacere, adesso la bravissima mia assistente mi fa vedere la prima immagine. Ecco lì, questa è la Turchia. Oh, non vi spiego mica tutti i nomi che ci sono spiegati nel libro. Guardate la Turchia, quei punti neri lì sono tutte le città che storicamente erano magazzini veneziani e genovesi, custoditi, rinforzati con le mura, i merli, eccetera. La gente del posto era contentissima per lavorare per i genovesi o i veneziani che tenevano quei punti lì, perché erano punti dove avevano la paga sicura, da mangiare, da bere, e non erano mai senza far niente. E loro erano trattati molto bene dai mercanti, che quando arrivavano queste carovane avevano bisogno di trovare dentro nel caravanserraglio, per capirci, o nella tana, dove avevano bisogno di trovare quello che lavorava il cuoio, che riparava i finimenti degli animali, quello che ferrava anche dove c'erano i ferri da ferrare gli animali, l'acqua per il cibo, eccetera, le verdure da mangiare. Quindi la gente del posto dove loro avevano costruito questi posti era contentissima di lavorare per loro, e i veneziani, i genovesi pagavano, chiamiamolo, affitto al califfo, o chiamatelo come volete, che comandava quel posto lì, mezzo bastardo, perché lì andava benissimo, in pace lavoravano tutti. Ogni tanto faceva la guerra da un'altra parte, o con Genova o con Venezia, specialmente dopo, quando è arrivato l'Islam. Allora, per capire cosa vuol dire la Turchia adesso, purtroppo sapete in che mani è, purtroppo in Turchia non ci vanno più le missioni archeologiche a scavare, missioni importantissime e più importanti al mondo, quelle tedesche, quelle inglesi, quelle americane, con soldi e con gente bravissima, usando i giovani turchi che studiano antichità qui in Europa. Quindi sono diventati alcuni turchi tra i più bravi archeologi del mondo a scavare lì. Beh, sapete che Gerico è la città più antica che si dice conosciamo, perché in Palestina Gerico è datata sugli 8.000 anni prima di Cristo. 8.000 anni prima di Cristo. Ci sono le mura, le torri, le entrate, le uscite, le abitazioni. Beh, lì in Turchia hanno trovato nella parte centrale una città, adesso purtroppo non la scavano più, fermata, che risale a 4.000 anni prima di Gerico. Oh, 12.000 anni prima di Cristo! Quei pitecli. Ma sapete cosa vuol dire? Vuol dire che la testa ci scoppia se cominciamo a pensarci. 12.000 anni avanti Cristo c'era già una città lì organizzata perfettamente, che non era un viaggio di quattro capanne con i cartoni. I cartoni non li avevano, le pelli li avevano, ma insomma una città organizzata. 12.000 avanti Cristo. Quindi lì la civiltà ha continuato ad andare avanti, perché subito di là c'è la Siria sotto, il Tigri e l'Eufrate, un bacino straordinario che in antichità era tutto verde, strapieno di acqua. Dentro lì al centro c'è ancora il monte l'Ararat, dove si dice che è andato a finire Noè con l'arca, ma quello lì era pieno di neve eterna. Quindi i fiumi che scendevano portavano acqua dappertutto. Ancora dopo vedrete alcune valli che hanno ancora l'acqua che scende da quel monte. Qui dentro lì c'è la storia del mondo, pensate, migliaia di anni fa. Beh, la famosa Troia, quella della guerra di Troia, cosa come, quella era qui così messa davanti qua, perché controllava tutti i passaggi delle carovane che arrivavano lì e delle navi che partivano per il Mediterraneo, perché se partivano da sotto la Turchia, dal fondo là, qui avevano tratti lunghi di mare da fare. Se partivano da Troia, è pieno di isolette greche là, quindi facevano presto da una isoletta che altra. Perché dobbiamo sapere una cosa che non dobbiamo mai in mente: il timone dietro alla nave è arrivato solo alla fine del 1300. È stato Piero Querini che ha voluto, si è fatto costruire la nave lui come voleva lui, e ha installato la novità. Eravamo a 1411, ci ha messo un timone solo dietro. Prima le navi avevano due timoni, cioè due grandi remi dietro,
Muovevano uno o quell'altro per muovere la nave e non riuscivano a fare girate, virate strette, dovevano fare dei giri, non finivano più. Immaginarti quando il mare diventava mosso o burrascoso cosa succedeva. Invece, quindi navigando sopra le navi facevano presto andare da un'isoletta che altra perché vedevano, mentre sotto era molto più pericoloso. Va bene, allora, ecco lì. Guardiamo la prima immagine, l'immagine seguono alcune, le ho sette io, perché sennò qua andiamo più via, sopra, la prego, ecco qui. Questa è il castello di Enek. Guardate com'era fatto dentro. Oh, alcuni sono completamente scomparsi perché il turco dopo che comandava lì ha dato ordine alla gente di prendere le pietre per fare le case e li hanno distrutti. Alcuni invece sono rimasti. Vedete come è fatto? Vedete che ha le colonnette prese da templi vecchi prima. Perché i veneziani prendevano quello che serviva per costruire. Quindi dentro lì c'erano i magazzini, c'era tutto per accogliere la carovana e dobbiamo pensare a un'altra cosa, ma ci viene dopo, andiamo avanti in un'altra immagine. Guardate questa. Quel castello sopra è completamente sparito, demolito, hanno preso le pietre. Sono rimaste quelle grotte là, sulla roccia, guardate il porto del Mar Nero. Quella lì si chiama la baia italiana, perché il castello era genovese, ma lì fa sempre l'esercitazione la NATO, perché la Turchia fa parte anche della NATO, come si fa al giorno d'oggi facendo confusione. Quindi avanti e dietro con le navi turche, italiane, francese, belghe, eccetera, vanno avanti e dietro e quelle lì la chiamano la baia italiana, perché è profondo lì davanti, ci stanno anche i russi con i sottomarini atomici lì, perché è profondo dentro, tutta roccia, la baia italiana. Quindi vedete le posizioni dove erano costruite queste postazioni sul mare, ancora dal tempo dell'altra popolazione che ha navigato in maniera straordinaria, portando la civiltà dappertutto, ha civilizzato anche tutta la costa azzurra, oltre che Marsiglia, tutta la costa azzurra. E i Fenici, grandissima popolazione. Andiamo avanti per piacere. Questo è Boilcada. Il castello naturalmente è stato rimaneggiato dopo nel Medioevo, però guardate il porto sul mare, dentro e si è riparato dalle onde. Questo era un porto fenicio, perché scavando attorno a quel castello saltano fuori robe fenicie da sottoterra. Quindi già i fenici avevano lì la posizione, i veneziani e i genovesi non hanno inventato niente, hanno preso le basi che prima erano dei grandi navigatori dell'antichità e hanno costruito le loro robe, ripeto, pagando quello del posto che lasciava fare quel che voleva. La gente del posto non aveva niente da fare, lavorava per quelli che erano dentro lì, la verdura, l'acqua, la legna per il fuoco, la pulizia dentro, il maniscalco, quello delle cinghie di cuoio, eccetera, eccetera. Non solo, ma se il paese era grosso, questo è piccolino, è di 10 anni fa, sta foto qua, questo è piccolino, ma se il paese era grosso, un po' alla volta cominciavano anche a vendere dentro nelle tane genovesi ed era nato il bazarno. Dentro nel bazarno trovi tutto. E allora ci andava dentro anche l'orafo che lavora l'argento o l'oro, o sbalza il rame e fa altre robe. Tanto alla sera i portoni erano chiusi, quindi sicuro. Ecco i bazar attuali della Turchia o del Nord Africa da cosa derivano? Dalle carovaniere europee che arrivavano lì e portavano le merci, portavano tutto. Andiamo avanti. Questo è il Cimelik, altra baia, vedete il castello. Questo qui non l'hanno demolito, hanno tenuto la parte centrale del castello, le mura attorno c'è rimasto qualcosa. Vedete la bandiera turca, un minaretto. Perché dentro lì c'è il museo della Marina Militare Turca. Ha fatto il museo della Marina Militare Turca, dentro lì il posto c'era già, quindi se vai come turista lo puoi visitare. Anche questa era una tana veneziana. Andiamo a vedere un po' più avanti cosa c'è. Guardate questa baia, Camburnu. Il castello era là in fondo, demolito, però è rimasto la baia del porto. È chiaro che dentro nella baia del porto, dopo ne vedremo uno, c'erano anche i cantieri per le piccole
riparazioni delle navi che arrivavano dal mare, perché se gli altri avevano bisogno dei cinghi di cuoio Palcameo che aveva rotto tutto, quelli del mare, il vento aveva rotto qualcosa, qualche pennone, lì c'erano i cantieri navali. Quindi la gente del posto aveva, un po' come quello di Venezia, in forma ridottissima naturalmente, la gente avevano gli operai del posto addestrati a fare quel lavoro lì, i veneziani. Tanto il legno lo portavano i veneziani, perché il legno costava molto di più. Andiamo avanti ancora. Guardate questi quartieri, questi sono adesso, sapete, sono esattamente i quartieri dei magazzini veneziani di quel posto lì. E siccome erano fatti così bene, lì la città era grossa, ha detto, beh, ma non andiamo, quel sultano lì non era mica scemo, ha detto, non andiamo a buttarlo giù, mettiamo dentro le botteghe, voi andate adesso, trovate le botteghe turche dentro lì che vendono oro, argento, stoffe, piatti di rame, brighi, lavori in legno, eccetera. I magazzini veneziani. Cioè le tane, ripetiamo, erano così importante questo flusso di merci che arrivava da tutto il mondo, perché i genovesi, i veneziani compravano anche quello che vedevano, che capivano che poteva servire, compravano e lo ammassavano lì, poi ripartiva o con la carovana o con la nave, dipendeva se avevano fretta, se non aveva fretta, lo cambiavano anche lì, lo cambiavano anche dentro lì, quindi era la tana era diventata il caravanseraglio, era diventata il bazar, importantissimo, perché lì la cultura si muoveva. Andiamo avanti ancora. Questo è il porto di Trillie, vedete come sono i porti della costa del Mar Nero, guardate che roba, tutta roccia, ecco lì, pensate la nave che era là, vedeva arrivare il nuvolo, 8, Dio, dai, fa presto, andiamo dentro al riparo dalle onde, il castello era sopra, adesso è sorto il paese dove c'era il castello, questo è il porto, ecco lì. Ecco il porto. Quindi la meraviglia dei veneziani è che loro praticavano una via commerciale sull'acqua o per terra che era praticata da migliaia d'anni dalle carovaniere dei popoli che si erano succeduti. Perché dovete pensare, la guerra di Troia circa è stata nel 1200 a.C., circa guerra di Troia. Poco dopo Davide è diventato re dall'altra parte dagli ebrei, però siamo indietro col tempo. E allora c'erano le carovane già, allora perché troviamo cose dei Fenici in Egitto, quindi lì però sono partite molto prima, 3-4 mila anni prima degli altri. Perché? Perché appunto c'era la civiltà del Tigre e dell'Eufrate che produceva, c'erano minerali da per tutte le parti. Pensate che loro avevano già capito subito come fondere il rame, e come fare il bronzo, la lega del bronzo, ed erano bravissimi a fare quella roba lì. I rame li avranno fuso per caso, perché avranno messo dei sassi verdi attorno al fuoco, perché gli api bei, oh che bei questi, porto scalda, e oh porca mi va la cosa che segno fuori qua. E hanno capito che era un metallo che si poteva lavorare. Per caso l'hanno messo assieme a un'altra roba che veniva fuori, che era lo stagno, è venuto fuori il bronzo. Non solo, ma vi pensate, diciamo 600 avanti Cristo, 2000 avanti Cristo, a fondere il bronzo. Tant'è vero che c'è l'età della pietra, l'età del ferro, l'età del bronzo. Bisogna fare sui 1000 gradi di temperatura per fondere il bronzo. E dopo governare sto minestrone che viene fuori, può mica andare dentro con le mani o col minestro perché ti brucia. Quindi avevano già creato quell'esperienza, capito, a fare il forno. Sopra c'era il bagno per le scorie che usciva prima, poi aprivano l'altro ugello, usciva il metallo che andava dentro nella forma da riempire, poi usciva il bronzo, lo rifinivano, fatto, e via a venderlo con queste carovane. Cioè la meraviglia della tecnologia, della metallurgia, ci dà l'indice dell'intelligenza tecnologica delle popolazioni e della bravura dei lavori che facevano. Perché facevano di quei lavori che adesso bisogna dare dai migliori orafi, dai migliori modellisti delle fonderie per riuscire a trovare uno che ha le mani, che riesce a fare quei lavori lì. E con i lavori fatti addirittura 3000 anni dopo, tipo l'orafo di Vicenza, Valerio Belli, non sono stati più riusciti a farlo i nostri orafi di adesso, con le macchine che hanno adesso, sono più riusciti a scolpire il cristallo di rocca naturale come lo scolpiva Valerio Belli. Tant'è vero che il cristallo di rocca scolpito di Valerio Belli valeva 10 volte il peso in oro.
Lui si era costruito perfino la macchina che aveva un sacco di puleggi per far girare le punte diamantate per riuscire a scolpire sta roba, però teneva in mano l'utensile che tagliava. Quindi un miracolo, aveva la casa lì a Santa Corona, c'è ancora il busto fuori. E come, visto che è riuscito a fare sta roba, Vicenza, parliamo inizio, fine 1400, inizio 1500, aveva tre uffici lui, tre botteghe lui, una a Vicenza a Santa Corona, un'altra l'ha aperta a Venezia, perché là c'erano i schei d'oro, era lì il suo stato, e l'altra a Roma, perché là era che mondo avuto col Papa a Roma, i cardinali, a vedere una roba. Naturalmente lui scolpiva tutti i miracoli dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, che era quello che domandava che altri. Quindi pensate, nel 1500 inizio aveva un ufficio, un laboratorio a Venezia, uno a Vicenza e uno a Roma. Quindi si sceglieva anche i ragazzi da addestrare, e a Vicenza è stato il primo a fare le regole della fraglia degli orefici. Tipo a fare l'orefice, bisogna che entri a 12 o 13 anni, ti passi 5-6 anni da un orefice, che è la fraglia descritta. Dopo 5-6 anni ti fai l'esame, dopo più ti insegna, e anche te paga a casa tua perché te vai lì. Se ti riesci a superare questo esame abbastanza semplice, te diventi applicato, te vai avanti. Finché alla fine ti fai l'esame col capo lavoro o con la giuria per ciappare anche a te la patente di fare l'orafo per conto tuo. Oh, non si imbarcava a mia cucchia allora e lavoravano per i re e gli imperatori. Quindi Venezia aveva in mano le materie prime o gli oggetti che trovava per tutto questo mondo straordinario che si muoveva, con la fatica del lavoro, ma non era più fatica, perché vedevi i risultati che raggiungevi, che era una roba. Anche gli industriali di adesso, quando vedono il risultato che va bene, mi va a piccare a mangiare, lavorerebbero 24 ore al giorno, e questo lo sappiamo bene. E loro era così. Andiamo avanti, grazie. Questo è il Gran Bazar di Istanbul. Il muro principale confina con quello che era la tana immensa veneziana, che Istanbul era Costantinopoli allora, la capitale straordinaria di quell'impero romano prima, costruita da Costantino il Grande. Beh, il bazar di Istanbul, te fai un buso, te vedi dentro dove c'è, adesso non c'è bazar anche là, però era il bazar veneziano, nella capitale della Turchia, come si può, non era mica il regno musulmano, da dove che comandava i musulmani, loro lì avevano la tana più grande con le merci più preziose. Quindi capiamo bene che era naturale che questo magazzino col ben di Dio dentro diventasse anche mercato, infatti è un mercato. A sera si chiude. Andiamo pure avanti. Ancora? Sì, eccolo qua, avete visto? Scusa, può tornare indietro un attimo? Eccolo lì, vedete? La fontana in mezzo, l'acqua, acqua preziosa, e attorno avanti questi corridoi. Naturalmente poi il mondo islamico ha messo dentro le sue ceramiche, come era naturale, però quello lì confinava con la tana, col grande magazzino veneziano. E sono stati loro a introdurre quel sistema lì, gli altri non avevano quel sistema lì. Grazie, andiamo avanti. Questa è la città di Asmara, era un cantiere navale molto grande per riparare le navi che avevano bisogno, attraccavano lì e venivano riparate. Naturalmente c'erano i magazzini dove custodivano le merci quando scaricavano la nave, riparavano la nave, ricaricavano e partivano. Oppure vedete dietro c'è la costa alta che protegge dai venti quel porto lì. Cioè erano posti naturali, che era naturale per l'uomo che viaggiava, che cambiava i prodotti dalle antichità più lontane, andare su quei posti lì, e sono quelli che hanno percorsi veneziani. Naturalmente tutti questi itinerari sono dentro nella benedetta Via della Seta, tutti ne parlano. La Via della Seta non era una, erano tante vie che però arrivavano in quei posti lì, partivano lì, comprendevano dentro nella loro rete questi qui, perché dopo loro sapevano che in quella città là trovavi quel prodotto là del posto, in quell'altra quell'altro, in quell'altra quell'altro, e la gente del posto ci lavorava per quello. Cioè era una roba straordinaria. Andiamo avanti ancora. Questa è Gideros, guardate che insenatura, guardate che porticello. Questo e altri due sono citati più volte da Omero nell'Iliade, che passavano le navi che dopo andavano a Troia o per pagare il tributo o per la guerra dopo.
la guerra di Troia sul 1200 a.C. Omero li citava. Attualmente il castello non c'è più, l'hanno distrutto, però vedete ancora la strada che va giù. Adesso è usato dai pescatori del posto perché è molto pescoso quel mare lì, perché è profondo. I russi dall'altra parte ci pescano il caviale per fare, ci pescano gli storioni giganti per fare il caviale, tanto per dire. Bene. Vedete la bellezza della natura, guardate il verde qui, qua, dall'altra parte il deserto verde, perché le valli che arrivano lì, arrivano dall'acrocoro centrale più alto, dove c'è il monte Ararat, una volta avevo i ghiacciai, e giù acqua, guardate che meraviglia di vegetazione, il verde. Questa invece è Domaniurt, questa è già citata ampiamente nel secondo secolo avanti Cristo. Quindi è molto, molto recente rispetto alle altre che erano di 3, 4, 5 mila anni prima, secondo secolo avanti Cristo. Qui non avevano ancora fatto le rotatorie nel secondo secolo avanti Cristo. Chissà cosa c'era qui nel 200 avanti Cristo, una grande foresta. Vedete i porti? Naturalmente la sabbia dentro. Però guardate la diga per proteggere dalle onde, perché lì quando si scatenano i temporali non sono piacevoli da sopportare in barca, quindi dentro. Naturalmente vediamo sempre il minaretto, perché quelle lì sono costruzioni moderne di adesso, insomma, anche perché i turchi, i figli di quelli che abitano lì stanno lavorando in Germania, perché sapete che sono tutti in Germania, quindi mandano a casa il franchetto e si mettono a posto la casa. Però questa era la via dei mercati veneziani o genovesi. Andiamo a vedere il prossimo, eccolo lì, guardate la bellezza di questo, guardate che roba, proprio il castello era sopra il promontorio, quindi la parte centrale del castello l'hanno preservata, vedete le bandiere dell'esercito turco, questa è una stazione radio televisiva, chiamatela come volete, di trasmissione radio, di intercettazione delle radio degli altri dell'esercito turco. Quindi tu puoi fotografarla da lontano, la casetta sotto che vedete, quella è la stazione dove ti fermano e non puoi andare su, però guardate la posizione. Cioè, loro controllavano tutto, il verde dietro, perché le montagne alte dietro buttavano giù acqua. Ed era essenziale per le carovane avere acqua per le bestie e per gli uomini. Guardate questo è Bedesten genovese. A un certo punto il sultano del paesotto ha detto: non buttiamo giù tutto quanto quello che hanno fatto gli infedeli, teniamo la parte centrale dove c'era il magazzino principale. Ecco, lì il magazzino principale hanno restaurato i coppi del quarto, tanto i muri erano da metro, dentro avranno messo la luce elettrica e l'acqua, i gabinetti, i servizi, e adesso c'è una specie di supermercato di quel paesino lì, tu vai lì, vai dentro e compri. Genovese. Quindi l'impronta che ha lasciato Venezia e Genova in quei posti lì è straordinaria, perché ha ripreso quello che i secoli avevano dimenticato, perché migliaia d'anni prima più nessuno ne parlava. La cosa pesante è stata che il credo islamico ha abolito le figure, e sapete bene che tipo di ragionamento fanno. Per cui i veneziani andavano anche bene a comprare robe che gli altri non bastavano niente. Da dove pensate abbiano portato a Venezia tutte quelle coronette bellissime per fare San Marco? Tutti quei marmi bellissimi a pezzi grandi, piccoli, per fare San Marco. L'hanno comprato in giro per di lì, pagando il sultano, lo sceicco del posto, non so come si chiamava, e portavano via tutto, anche perché le statue di marmo bianco che loro trovavano dovevano romperle per fare la calce, perché era proibitissima la figura dell'Islam, specialmente se era una Venere, che di solito la Venere non ha mai vestito su, e quindi peccato mortale spaccarla a tocchi e fare calcina come facevano i papi a Roma. Però il resto le han portate a Venezia. Se vi ricordate, nell'angolo sud-ovest di San Marco c'è quel marmo bellissimo porfido rosso scuro, qui 333 archi in cima, non sappiamo esattamente cosa facessero, però come l'hanno visto i veneziani, tanto il marmo gli altri non rompevano perché non facevano certamente calce, pesa anche molto perché è tosso, grosso, ma però è una bellezza, l'hanno portato a casa e l'hanno messo nell'angolo della Basilica di San Marco, che non è la mentalità del Basabanche, quello di mettere una statua così nell'angolo di una chiesa, è la mentalità del mercante che è furbo e capisce la bellezza di quello che tocca con le mani, che ha pagato
quello che l'ha pagato se l'è portato a casa e l'hanno messo lì e noi lo vediamo, noi lo vediamo. E arrivava da questi posti qua, perché guardate questo, guardate questo. Questo è Zil, Zil. Zil è messo sulla via della seta. Sulla via della seta. La via della seta ogni tanto toccava le valli strette, perché? Perché c'era l'acqua. C'era l'acqua, quindi quando è caldo devi avere l'acqua comoda, quella carovana andavano a piedi, eccetera. Guardate che castello, naturalmente c'è la bandiera turca perché è usato dall'esercito turco. Però dove invece hanno fatto il museo, quelli che li hanno salvati, li vai a visitare. Guardate che roba, la via della seta, guardate il verde di quelle montagne lì, perché lì arrivava giù l'acqua a torrenti, arriva ancora adesso perché, ripeto, è di 10 anni fa quella fotografia lì. Quindi guardate cosa voleva dire la Turchia per le vie commerciali veneziane. Vie commerciali veneziane che sono crollate, diciamo così, dopo la scoperta dell'America e la cattiveria delle guerre con il mondo islamico turco. Però lì è sempre continuato il contatto con i mercanti, che erano una specie di ambasciatori loro, non gli toccavano mica, che i mercanti pagavano e pagavano in oro, no? E in bagisi o carobe. E la gente attorno, ripeto, lavorava per loro perché avevano bisogno di manodopera. Quindi di qua combattevano e di lì sì, e di lì vivevano, chiamiamolo in pace, si tolleravano, diciamo così, però vivevano. E Venezia si muoveva. Purtroppo la scoperta dell'America e la partenza dei genovesi, portoghesi, spagnoli e furbi degli inglesi, che aspettavano che altri che già di tornare di rio con le navi piene, ha mandato a ramengo tutto il discorso. Però è quella lì la storia. Per migliaia d'anni Venezia passava per di lì, passava per di lì. Adesso ci vorrebbe, parlavamo prima con il vostro storico bravissimo lì, ci vorrebbe uno che andasse qua da Madonna Deo, io orco qua, sono di qua, e pregasse finché dice sì caro, tite vivi 500 anni, e allora potrebbe andare dentro nell'archivio di Stato di Venezia, sicuro di vivere 500 anni, a mettersi a passare carte e trovare le relazioni di viaggio dei mercanti veneziani. Perché c'è una montagna di carte là dentro. Ecco, e quindi scopriremo che come si viveva in quelle parti lì. Proviamo a vedere la prossima. Guardate che roba, guardate che roba, guardate che roba. Questa è la chimera di Arezzo. La chimera di Arezzo. È stata trovata ad Arezzo e il Cosimo de' Medici, Granduca di Toscana, si dà con proprio le sue raccolte. È un bronzo, bronzo. Ma è un bronzo etrusco, signori. Etrusco. Perché gli Etruschi avevano la città di Vetulonia che faceva solo una roba, fondeva bronzo e faceva statue di tutti i tipi, statue, statuette, crateri, vasi, anfore, col bronzo, tripodi, faceva delle cose meravigliose. Tant'è vero, tante erano ricche le miniere di rame che avevano, rame e stagno per fare bronzo, gli Etruschi. Mentre un'altra città invece lavorava solo il ferro. Davvero anche Mussolini ha usato le scorie degli altiforni etruschi, perché buttavano via le scorie molto ricche di ferro per ricavare ferro durante le sanzioni. Beh, questa invece è stata trovata ad Arezzo, la chimera. E cos'è sta roba della chimera? Tanto già il nome chimera ci mette sull'attenti. Oh, qua stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando che le civiltà nominate prima, migliaia di anni prima, che non avevano mai letto la Bibbia o visto altre robe, avevano ideato i loro dei da adorare. Allora, una volta partivano dalla dea della terra, la dea della... Assessore, ora sarà tutto una parte... No, Una volta partivano da adorare la dea della terra, perché la madre natura è la madre di tutti, fa piovere, fa su e su, mi dai stame, dai frutti, le bestie da ciappare, per mangiare, la dea. Quindi facevano solo quella statuetta, piccoline così, con la selce, cioè una pietra più dura, scolpivano una pietra un po' più tenera, finché tiravano fuori... nei libri di storia, sbagliando, la chiamano la Venere di, è il nome della grotta dove l'hanno trovata, parliamo dell'età della pietra, erano delle donne grandi così, senza testa, perché era difficile fare la testa su, però vedi le braccia, una pancia così perché era incinta, un seno così perché dava latte ai ragazzi, e due belle gambe grosse che va giù, la Venere di, cioè avere nella tribù che si muoveva a cacciare o raccogliere i frutti, la donna giovane che partoriva, era la benedizione del cielo, e adoravano quella statuetta lì, l'hanno trovata nelle grotte dove avevano i santuari, le hanno trovate in Germania, in Polonia, in Austria, in Francia che è sempre per l'est le donne, in Francia, in Spagna, la Dea.
Poi invece le altre civiltà più evolute, parliamo del Medio Oriente dove stiamo ragionando adesso, hanno evoluto quei concetti lì e hanno creato i vari dei. Hanno anche fatto, a volte è un dio uomo, a volte è una dea donna, terribile, una specie di Minerva greca che è venuta secoli e secoli dopo. Quella lì era in piedi sopra una bestia. Allora se era buona andava tutto bene, ma se si arrabbiava era come incontrare un cane idrofobo, scappa via, fai le offerte al tempio che prega che stava buona ancora come. Avevano inventato delle bestie, pensato che delle bestie, diciamo, con vari attributi, fossero il mezzo di trasporto di questi dei. E noi abbiamo derivato dalla civiltà greca romana, abbiamo Pegaso, il cavallo con le ali, e già San Marco della religione cristiana è un leone con le ali, mai visto io al Circo Togni un leone con le ali, sì che attacca sì, ma mai visto, già anche noi, però vedete la memoria, andando indietro in migliaia e migliaia d'anni, loro avevano le bestie così, avevano ideato delle bestie così, perché dopo arriviamo al leone nostro di Venezia. Allora questa qui è etrusca. Manca l'altra statua di Bellerofonte, che è quello che l'ha uccisa, perché era, no, torna in Dio per piacere, torna in Dio per piacere. E quelli, bronzo, fusa a cera persa, sistema ideato nel mondo assiro-babilonese e prima ancora, la fusione a cera persa. Qui abbiamo Bastini che fonde a cera persa, una delle pochissime fonderie al mondo che fonde da Dio a cera persa. Sistema antico, gli etruschi fondevano i gioielli a cera persa, d'oro, poi staccavano i pezzettini, li lavoravano e facevano a cera persa. Loro già conoscevano, avevano ideato anche il sistema di fusione a cera persa, perché l'artista che modellava la figura faceva una sagoma sotto fatta di terra, chiamiamolo gesso per capirci, cioè una roba facilmente amovibile, però che teneva un po' abbastanza, no, che cadeva giù. Sopra quella costruiva la figura definitiva con la cera, cera d'api. Costruiva la figura definitiva. Quindi pensate alla bravura, fare con la cera, quindi scaldandola e modellandola, la figura definitiva sopra l'anima di terra che era dentro. Fatta la figura definitiva di cera, attaccava dei canali di cera che servivano per sfiatare l'aria o per ricevere il metallo fuso da buttare dentro, attaccati così, come tanti rami, come tante corna di cervo. Così. Poi riempiva il tutto con un'altra sagoma, un altro stampo di terra e lo cuoceva in maniera che diventasse duro, si asciugasse bene. Cuocendo questo, la cera si fondeva, andava fuori per due fori, tre lasciati appositamente sotto, poi li chiudevano. In questa maniera lui aveva l'anima vuota dell'opera perfetta, e che non c'era bisogno di riempirla tutta di bronzo, perché ce ne stava poco, perché sennò chi è che fondeva tutto quel bronzo là? Ed era anche pericoloso per via dei ritiri, se c'era tanto. Poi gettavano dentro il metallo fuso, quindi miracoli della tecnologia, e alla fine rompevano tutto quando era secco, tagliavano i pezzettini, rifinivano a mano con le pietre abrasive, ecco. Guardate la chimera, ha il corpo di leone, però la testa, chiamiamola, sembra un leone, però ha già gli occhi dritti come noi uomini. Il leone non ha gli occhi in un piano dritto, ha gli occhi a angolo ottuso, un leone, invece lì ha gli occhi dritti. Cioè doveva essere una bestia intelligente che obbediva ai comandi del Dio o della divinità. Da sopra la schiena fuori essere una testa di una capra, che ci sono le due corna, però la testa non è di capra, è di un'aquila, guardate il becco. La coda del leone è un tremendo serpente che morde, quindi era affari seri se finivi tra i grinfi di una bestia del genere, perché tra unghie, bocche, becchi e quell'altro che ti morde e ti dà il veleno, eri finito. Quindi gli etruschi questo è del quarto quinto secolo avanti Cristo, l'ha restaurato Benvenuto Cellini, cioè pulito dalla terra e dalle incrostazioni quando è stato trovato. E eccolo lì, questo è alto solo 80 cm, quindi è una robetta piccola così. Da un'altra parte hanno trovato anche una lupa etrusca bellissima, la lupa orca, quel più lungo, era a Roma, nel Rinascimento a Roma hanno detto, siccome non ha mai niente a fare a Roma, uno ha detto, ma se che mettiamo sotto due gemelli che ciucciano le tete, perché la lupa ha i seni, no? Abbiamo fuori a Roma e Remono, se andate in Campidoglio a Roma, vedete all'interno l'originale, la lupa etrusca, con dottositi sotto bei grassi di ucciciarsi e latte della lupa. Fuori ha messo una copia perché ha paura anche a chi doveva portargli via per vendergli a qualche russo. Ecco,
Quindi capite, l'animale ibrido era naturale per le civiltà antiche e gli Etruschi l'hanno portato avanti. Gli Etruschi erano così importanti nella loro religione che addirittura la corporazione dei sacerdoti che interpretavano i fulmini, le saete, orcocan, interpretavano quelle, quindi bisognava che venisse sulle saete e erano pronti a guardarle e dire ma che saeta è, vuol dire che succederà così e così, eccetera, eccetera. E hanno scritto i libri in Etrusco. Quei libri lì sono stati tradotti in latino e hanno continuato anche sotto l'impero romano a esistere la corporazione di aruspici indovini dei fulmini seguendo le regole dettate dagli Etruschi, cioè tanto per capire le civiltà come si intersecavano con le credenze religiose, la magia e la bellezza dell'arte, perché guardate cosa producevano. Oh, i romani bastardi, bastardi, quando chi cacciava l'Etruria che sta con sicuri che gli Etruschi sarebbero stati buoni, quello che hai fatto? Tutte le statue etrusche di bronzo che trovavano le rompevano, perché non volevano che nessuno dicesse, però già erano bravi gli Etruschi a fare queste meraviglie qua. Si è salvato solo questa, si è salvato l'arringatore, che è un uomo con la toga in grandezza naturale che sta parlando, così come un avvocato che sta parlando, e un altro paio di statue. Il resto hanno rotto tutto. Questa si è salvata perché l'hanno trovata scavando nel 500 sottoterra ad Arezzo. Che altro ha rotto tutto? Perché non volevano che dicessero, però già erano bravi, no, solo i romani sono grandi. E questa è la chimera di Arezzo. Guardiamo quella dopo, e voi lì, questo qui, questa è una foto del 1945. L'hanno tirato giù perché c'era la guerra, hanno detto qua bisogna impararlo. Guardate la dimensione, la foto sopra, vedete le persone vicine? Ah, che è gigantesco, eh! Ma è gigantesco, una roba che fa impressione vedere una bestia grande così. Guardate che roba, guardate che roba. E sotto l'hanno fotografato quando l'hanno ricoverato dentro nel palazzo ducale e l'hanno riempito con una montagna di sacchi di terra per via dei bombardamenti. Per via dei bombardamenti. Allora, quanto è grande questo qui? Adesso vi dico le misure. È lungo, 2,90 m lungo, dalla zampa davanti, senza coda, 2,90 m, di 3 metri, alto 2 metri e rotti, e con la coda arriva a 4,40 m, 4 metri e mezzo, cioè una roba che fa paura. Guardate il monumento lì sopra, quello lì era in cima al monumento, 1945. Allora, su questo leone, andiamo pure avanti, dobbiamo dire un discorso fondamentale, ha subito 5 grandissime campagne di restauro, 5, perché nel 1882, quando 1982, quando l'ha tirato giù per studiarlo bene con i sistemi moderni, ha scoperto, analizzando perfettamente con tutte le ingegni che ci sono in metalli, per quante epoche è stato lavorato e messo a posto. Però è tutto a pezzi. È stato definito una struttura imbullonata. Sono 80 pezzi. 80 pezzi, anche piccoli così, tenuti tutti, non saldati, tenuti tutti con un buco, una staffa per dentro di ottone o di rame e il buco che viene fuori con la testa tonda a quadra è avvitato. Quello lì l'ha salvato perché il caldo e il freddo non ha fatto le fessure, perché è elastico, non solo, ma la patina che ha fatto il metallo, vedete quello più bianco, è perché è stato fatto di ottone. E non ha ancora raggiunto il colore, non raggiungerà mai l'ossidazione della patina del rame. Però quello lì, quella patina lì, fatta di 2-3 mm sul rame, sul bronzo e sull'ottone, lo salva perfettamente dalla corrosione del mare. Perché lì sapete dove è messo? È lì a tessupia tutto il mare che te vuoi, caldo, freddo, muoio, la nebbia, la grande nave che passa, che soffia tutto in poletto. E se non fosse costruito, se non avesse quella patina lì straordinaria che fa il mare, non resisterebbe, sarebbe già sparito. Guardate la faccia, la bocca non è da leone, addirittura le orecchie, guardate, sono basse come i miei, come gli occhi. Sono orecchie umane quelle lì. Gli occhi non sono ad angolo ottuso, sono diritti. Cioè era una bestia, chiamiamola così, umanizzata da chi l'ha costruita migliaia di anni prima per mettergli sopra cosa? Perché se vedete sopra la testa c'è il ciuffo, chiamiamola della criniera, quel ciuffo è grande come una cesta, sapete, grande così, ed è stato fatto dai nostri restauratori, l'ha messo sopra. Se tirate via quel ciuffo lì c'è il posto dove era appoggiato un piede della statua del dio o della dea che c'era sopra il leone.
le ali non erano attaccate lì, erano molto più avanti e non erano fatte così, poi vi dirò perché, che aveva le ali che andavano in su, sistema antico, la coda non andava mica giù così, era girata in su e andava a finire sopra la schiena, non era mica, non sappiamo se era un serpente come la chimera di Arezzo, ma andava sopra la schiena perché l'attacco della coda, dove c'è la fusione, si vede proprio il giro che dà la fusione che faceva così, cioè era la fiera tremenda che sosteneva la dea. La dea o il dio doveva tenerla buona o aizzarla, a seconda se davanti aveva un fedele che pagava l'elemosina o con che faceva finta da non pagarla e mandava dritto e dava una morsegata su chi mestieri ha, ciao l'uomo. Andiamo pure avanti, grazie. Ecco qui, questo è quel fondo nero, vedete ancora di più colore. Allora dovete pensare che quando è arrivato a Venezia, non sappiamo di preciso il giorno e l'anno, però nell'archivio di Stato di Venezia è stato trovato l'atto che nel 1293 la colonna di 15 metri, anche quella lì avevano portato dall'Oriente, ma non per mettere che Leone, non sapevano neanche cosa metterci, però hanno visto queste due belle colonne, si è andata al Sico, si sì, che era da una sporta ai ciò di Garofano, si è portata via le colonne e l'ha messa lì, piazzetta San Marco, perché il Todaro che è dall'altra parte, quel coccodrillo, che adesso è una copia anche quello, è stato messo dopo il leone sopra. Il leone era lì di sicuro nel 1293, perché nel 1293 il Maggior Consiglio ha fatto una delibera, il Comune ha fatto la delibera, nel paese locale, qua bisogna tirare fuori la scheda perché ha bisogno di essere messo a posto il leone che è sua corona. Quindi era già su. Quindi è arrivato a Venezia, non dalla preda di Costantinopoli, perché a Costantinopoli ha portato i cavalli, bellissimi cavalli, che erano interi, qui c'era un rottame che va a trovare i veneziani, tutto rotto, non c'era mia Costantinopoli, perché la fattura è a siro babilonese, come minimo, tanto non è medievale, perché tutte le analisi fatte che dico, ma siamo matti, questo va indrio di migliaia di anni, vi leggete il libro, fate una testa grossa così, tutte le spiegazioni centimetro per centimetro che l'hanno studiato. Ecco quello lì. Allora, nel 1176 il leone era già a Venezia, 1176, nel 1293 Gaston Scheib ha messo a posto. Nella sua storia cinque grandi, perché dopo si arrivava, allora se noi 1200 io ho messo a posto e gli ho fatto le aree, vedete qui, sopra le bestie ipotizzate, queste assiri babilonesi. Oh, quelle lì ci sono nei musei, i bronzetti piccoli con quelle bestie lì, o le monete con quelle bestie lì, o le placche più grandi con quelle bestie lì, o i vasi dipinti assiri babilonesi, quella bestia con sopra un dio. E sotto è una bestia, un leone che ha preso i corni, ha preso le ali, la coda sopra, ali di vario tipo, sotto, quello sotto sono le ali del nostro. Allora, quando è arrivato a Venezia verso il 1200, l'hanno restaurato perché bisognava, gli ha detto, ma qua potremmo tirare fuori un leone, perché ho visto, era senza la schiena, prima avete visto che era tutta chiara la schiena, non c'era la schiena, o il sopra, il sopra del di dietro, non c'erano neanche tre zampe e tre gambe, era proprio una roba, e l'hanno detto qua, quello è infermo. Era prezioso perché era bronzo, quindi potevano romperlo e fonderlo tutto, perché era bronzo. E poi no, erano preso un abile artigiano di allora e prima della fine del 1200, sapete, che ha fatto due ali in rame e quelle là che vanno in su, quei punti in su, sono quelle, la terz'ultima figura, è quella là. E ha fatto due ali, poi ha fatto le zampe, copiando l'unica zampa che era rimasta e facendole simili, e poi le ha attaccate sempre per dentro, per andare dentro ha aperto sotto la pancia un bel sporteo per passarci uno da dentro orga e dentro hanno attaccato con delle staffe di rame, trovato attaccato sta roba. Allora, fatto il leone, l'hanno issato sulla colonna, un successo, poi sentirete il professore quando vi spiegherà cosa ha voluto dire, ma vi pensate, il commercio veneziano ha preso un rudere, l'ha fatto diventare il simbolo più importante dello Stato veneziano, il leone di San Marco, da un rudere, tutto a tocchi, tanto nessuno 15 metri sotto vedeva e diceva Madonna che brutto, come che la signora che aveva ido in skate spisi per niente, se avessi visto quella sarei andato a segare a quello là sotto, a farlo cascare. L'importanza di quel simbolo lì che Venezia quando l'ha messo sopra, oh! E Venezia un po' una volta, vi spiegherà perfettamente lui, è arrivato a mettere il leone di San Marco dappertutto, poi vi racconto dove l'ho trovato, una roba che
in vita posso dirlo. Allora, gli è successo cosa dopo? Zeriva Napoleone. Per fortuna che ha detto, no, questo qua che lei in piazzetta San Marco, l'emblema di Venezia, questo va a Parigi qua, ed è un trofeo mio di vittoria, va a Parigi, per fortuna, perché se no, è già destinato, si è rotto il fuso lì a Venezia, se avesse rotto il fuso, come gli ha rotto qui De Piera, tal sarebbe sparito. L'ha portato a Parigi, che disgraziato, e l'ha portato a Parigi, e a Parigi ho messo solo una gran fontana, perché è una bestia da 5 metri, alta 2 eruti, e quindi chissà che fontano che già era a Parigi, e messo sopra. Però prima di metterlo sopra, cosa hai fatto? Vai a lavorare la coda che era stata rifatta, nuova, a Venezia, e ha girato in su e ha fatto andare, non in su, scusate, in giù, e ha fatto andare in mezzo alle gambe, cioè lo scherno, le andava via come il can, con la cuoia fra le gambe. A Parigi c'era questa gran fontana con questo trofeo che voleva dire il simbolo di Venezia, che San Marco aveva la coda fra le gambe. Dopo però c'è passanga che temporale ha, era nel 1816, vedo, e no qua, 1815, era da 1816 l'anno dopo, vedo, si è messo d'accordo, io devo in Rio, tanto i cavalli si tornano in Rio, e torna in Rio a Leon. Però buttando io giù da Coiona, i miei statiti francesi, e qui ho fatto la posta, a lei, io ero a Balta su, 14 tocchi. E ogni tocco ci ha fatto da altri tocchi, da capo e staffe. Quindi. Però gli ha detto, è il suo, gli si porta a casa, in qualche maniera è arrivato a Venezia. Quando è arrivato a Venezia, gli ha detto, ah, puito, adesso cosa fermo. Qualche due vedo, ma te ti dico, dobbiamo perdere tempo. Le uniche ne avevamo tanti, sapevamo come li si è fatti, lo fondemmo, infiamo un altro, chiuso il discorso. Eh no, vedo un restauratore che l'anticipava da 150 anni, il restauratore veneziano che insegnava anche all'Accademia, che anticipava da 150 anni le robe. L'oggetto antico va tenuto come che se. Tutto fare una copia, fare, però non distruggere l'oggetto antico per fare la copia. Cioè, filologicamente, storicamente è perfetto, perché l'oggetto antico tu puoi studiarlo, tu puoi analizzarlo, il metallo, tu puoi capire esattamente come l'ha fatto. Non distruggerlo perché l'ha rotto. L'ho rotto, te lo tieni rotto, orca. E quindi lui cosa ha fatto? L'ha ricomposto. Però gli ha messo dentro dei staffi di ferro, per essere sicuro, per usare questi tocchi. E è più facile, bastava fucinarli con bravo fabbro, quindi gli ha tolto la sagoma e gli ha fatto le staffe di ferro dentro, e che faceva esattamente il profilo dell'interno del leone. Oh, non avevo detto una roba, lo spessore del leone, questo, l'originale, si aggira intorno ai 2 cm, 22 mm, 2 cm e 2 mm di spessore, tutta quanta. Quindi pensate alla bravura del modellista migliaia di anni prima che lo aveva modellato, e la bravura del fonditore che aveva fuso Bastini, solo Bastini riesce a fare una roba così, ma quanti migliaia di anni dopo? Quella tecnologia che adesso, loro l'hanno fatto loro, bene. Allora, riparà, rimesso su, già lì ormai c'è il resoconto, tutto quanto, l'ha messo in cima a Coiona. Però, cari miei, è tempo che si inizia a rosegare il salso, a rosegare il ferro. Sapete bene che la ruggine del ferro lo corrode e lo fa sparire. Tanto è vero che addirittura Sporteone della pancia, trac, gli aveva cascato in cima a base del... Rega capivo che bisognava metterlo a posto. Però prima di metterlo a posto si capita un'altra disgrazia, chiamiamola così, la prima guerra mondiale. 1916, dopo che si era risolva in piedi da strafe spedizione che gli riuscì a fermarla qui facendo una montagna di morti, gli ho detto mettiamo al sicuro e opera l'arti. Rega tira giù le onde a Coiona, messo dentro il palazzo di qua e questo su quei sacchi di sabbia. E davanti della basilica e facciata tutta riempita di toe e sacchi di sabbia. I cavalli di San Marco tira giù e col treno segretamente li ha mandati a Roma. Io a caso le fotografie sono esposte nei giardini del Quirinale. I romani andavano a vedersi perché hanno i bombardavano, arrivava a cannonà a Roma. Finita la guerra sono tornati indietro loro e anche lui. E già aveva subito un grosso restauro nel 1895 il leone. E dopo il 16 è arrivato su,
ma può capitare la seconda guerra mondiale, e ora tiro su da nuovo, è la prima foto che avete visto, tiro su da nuovo per metterlo al sicuro, perché si cappe una bomba in cima, ciao. E insomma ha passato 5 grandi restauri, l'ultimo e più importante del 1985, dove è stato esaminato, diciamo, centimetro per centimetro, meglio ancora mezzo centimetro per mezzo centimetro, in tutte le maniere vi ho fatto il check up assoluto, però non si riuscì a stabilire esattamente dove è stato fuso, perché da così tanti anni è solo una meraviglia della voglia di lavorare degli artigiani bravi. Chiamiamo gli artigiani bravi perché ogni artigiano è un artista, non per niente si chiama artigiano, si chiama mia morto di fame che muore un attrezzo, no, si chiama artigiano, cioè lui lavora con arte. E guardi, sa dire che Scapparo è bravo, io ti giusto bene, che altro no? Che barbiere è bravo, che altro no, ti spunge, cioè l'artigiano è connaturata alla sua specie usare l'arte quando lavora. E purtroppo, qua nel Veneto, quando uno si mette a lavorare, vuol far bene alla roba, anche perché ha confronto con gli altri, che fa somiglio come se fa a fare sta roba qua, e quindi la fa bene. Proviamo ad andare avanti, vedere se c'è ancora qualcosa. No, non c'è altro? No. Poi ho rispettato i tempi, guarda. Adesso andiamo un po' oltre, mi domando scusa. Allora, capite bene che tutta sta roba la trovate scritta su tre bei libri, andate in biblioteca, ok. Adesso non abbiamo niente a fare, non potevamo andare a baiare. Allora, il Leone di Venezia, studi e ricerche, a cura di Bianca Maria Scarfì e Albrizzi Editore, 1990, tutti i 5 restauri. Il Leone di San Marco, 2 volumi di Alberto Rizzi, giganteschi, bellissimi, tutti i Leoni di San Marco, che io in anni di lavoro che ho trovato nelle isole della Grecia, nella Dalmazia, nella terraferma veneta, straordinari volumi. E dopo Percorsi veneziani nel Mediterraneo, le foto delle tane che vi ho fatto vedere prima, dove passavano le carovane. Quindi capite bene che quel leone lì che avete lì non c'è una coppia e basta, e puoi andare da Marco Cacco e a Bonga, mi fa che il leone faccia 4 sate, una testa e doae per sola e una coa come che voi al committente, destra, sinistra, alta, bassa, il leone è un leone, ma è una porcheria, quello lì è un capolavoro. Prima da dove è partito, come è stato fatto, perché è stato fuso a cera persa come quello di migliaia e migliaia di anni fa, che non riuscirò mai a capire dove che l'hanno fuso, perché lì è passata tutta la civiltà del mondo da quelle parti là. E a Lunigo sta proprio bene, perché la piazzetta è bella, la colonna è lì. Ricordatevi bene che se andate a Venezia non col fotografarlo, vi ho fotografato qua a casa, senza che passa la grande nave del Drio, perché a Venezia c'era anche quel pericolo lì. Tra l'altro la grande nave, e mi ricordo, aveva un grande C, coronavirus, porco cane, e passava, piena, va bene. Quindi signori, non so come ringraziarvi della pazienza che avete avuto, io vado con ricordo, ve lo ripeto di nuovo, ai miei amici allievi di allora, in bicicletta mia, andavo a casa una sera con una nebbia, io avevo il cartello aperto e adesso non ho patagliarla per fino a quando si andava giù per forza, perché parti da lì fa fin zimella quella nebbia degli anni 60, anteriori mia, senza andare dentro nel fosso, anche perché il fanale della bicicletta non fa niente a cacciare. Grazie signori, domande? Siccome io sono un perito meccanico, per cui mi appassiona il lavoro del materiale, non fatemi le domande, le fate giovedì prossimo l'emerito professore che fa la dotta, sì, e lui vi dà tutte le risposte che lui. Uno che ha sana ma. No, perché io prima hai detto che dopo per fortuna la vostra leo. Ah, sì, allora. Dovete sapere che in Italia la cultura è peggio dello zerbino che si mette davanti alla porta. Che qui quando ti vedi che consuma, va a marcare, beh aspetta che consuma e faccio una brutta figura, mi trovavo i miei amici, dammi un, come si chiama un dietro? È netta scarpe, una volta c'era il ferro fuori dalla porta, adesso basta. Io l'ho visto ad Allonte il ferro, quando insegnavo qui, ad Allonte c'era una casa contadina stile anni 60, nuovissima, piccoletta, e confinava col casone. Casone veneto, fango, pali e paglia, trasformato in punaro, queste scaete da su oche, gaine, e poi a sera insalava, se non andava a volpe ciappare, guardate cosa ho visto, bene, va bene. Allora, qui la cultura non è trattata bene in Italia, tanto è vero che all'estero aspetta che tutti i nostri finissero l'università, guarda l'elenco dei più bravi, gli fa un fischio e diciamo a lavorare all'estero,
Un attimo, fermo studiare, che avevamo i professori che insegna, poi tu si sceglie di andare all'estero. Va bene. Allora mi chiamano a Schio, qui voleva chiamiamo a consulenza per capirsi. A Schio c'è una delle più straordinarie raccolte di storia, medaglie, monete, manifesti, libri, ricami, bombe, elmeti, insomma una roba che fa paura, fatta da un nobile che a fine dell'Ottocento, primi del Novecento, si chiamava Cibin di famiglia. Era una famiglia molto ricca e industriale, Schio. Tre fratelli facevano l'industriale e il quarto, più giovane, appassionatissimo a scuola di storia. E lui ha detto, ti vadrio la tua passione, che scegli, ne avevo bisogno, te vieni in fabbrica, te fai anche del mare. Ti vai, e questo mi pareva vero, girava tutta Europa, le aste di allora, primi del Novecento, fine dell'Ottocento, primi del Novecento andava. E ha fatto una raccolta che fa paura, fa paura. A un certo punto lui sapeva siccome era intelligente, andava dove cambiavano le cose, andava là e chiedeva, scusate, 1800, perché dopo il 1900 si arriva un altro della famiglia a curare la cosa. Allora, a inizio 1800, per esempio, quando si arriva Napoleone, ha detto, da oggi e domani si usa sto metro qua, sistema metrico decimale, via tutto, non vuoi più vedere che era, butta via tutto, è staro, che era, via, è brasso, via, tutto. Il metro, il chilo e il litro, e sotto multipli. La gente andava matta, i commercianti no, perché qui si sempre furbi, si aggiornava subito. Però le misure vecchie sta a buttare via tutte, ed erano misure veneziane. E a Schio, siccome c'è il passo che andava a finire nello Stato austriaco, lì, il passo del piano dei fugassi, no? C'era un famoso funzionario a posto per tirare le tasse e il dazio di chi che usciva o di chi che entrava, perché gli era lì che c'è Pavischè in Venezia. E il dazio aveva anche tutta la serie dei pesi che riguardavano le monete d'oro e d'argento. Ogni due anni, un anno sì, un anno no, Venezia aggiornava il suo cambio valute, chiamiamolo per capirsi, e stampava un libro con l'impronta esatta davanti e dietro, con scritto il peso in oro, il peso in argento, il titolo dell'oro e dell'argento e il valore stimato nel paese di quella roba lì. Quando tu andavi a cambiare una moneta d'oro di quel paese lì, la pesavano, se era nuova o se era consumata era diverso, che l'oro era meno. Poi ti calcolavano il valore calcolando quanto rame che aveva dentro, perché ti chiamavi mille veneziani. E quindi dopo ti cambiavano in moneta veneziana. E quindi avevano bisogno di avere tutto il campionario delle monete, centinaia e centinaia di monete facsimili in bronzo perfette, che pesavano esattamente come la moneta vera d'oro o d'argento. E la mettevano nel biancino e facevano quello che doveva fare. Assieme a quello lì, il curatore attuale, che ancora è parò, poi dopo sta roba qua non capisco cosa, vabbè, ma un tocco della miera di Otton lunga 40 cm, alta 8 cm e grossa 3 mm di Otton. Oh, tutte queste monete erano tutte il colore dell'ottone vecchio, no verde, nero, per terra, no, erano sempre state dentro in un cassetto all'asciutto, quindi conservate perfettamente. Ma dai, ma sta roba, anche questa, col colore dell'ottone vecchio, giallo scuro. E un segno centrale dopo tutti i segni così, è scritto niente. Accanto ai segni era inciso quel bolino 1, 2, 3 fino a 12. Poi in fondo così i segni ripetuti al rovescio con altre 4 divisioni ogni segno. Poi un'altra con altre divisioni. In cima e in fondo, nei due bordi, ci sono due bolli, due punzoni. Diametro 1 cm, con punzonati con l'acciaio così, col punzone, no, punzonati, dove in rilievo si vede il leone in Moica, cioè la testa del leone, qui tiene all'ala, no? Qui all'ala, qui una zampa sotto e l'altra zampa tiene il libro, quello è il leone in Moica, dentro un centimetro, uno in cima e uno in fondo. Avardo l'uomo, mi ho toccato a nuovo il topo de banda, avevo segnato, questo è un campione di stato veneziano della misura del piede vicentino veneziano. Quello che Andrea Palladio ha disegnato e fatto stampare nel suo libro dei 4 libri dell'agricoltura. Vedete dove arrivavano i veneziani? La perfezione in tutto. Lì non potevi, ma no, l'epilomo, no, ecco qua il campione.
È come il braccio al mercato per comprare la stoffa. I nostri nei banchi avevano un'asta di legno così e anche nelle botteghe per vendere la stoffa. Però ce n'erano due veneziane, il braccio, perché c'era il braccio da stoffa che aveva una certa lunghezza e il braccio da seta che era più corto perché costava di più, era la maniera bizantina, ecco perché camminavano nell'Oriente. Siccome costa di più, si chiama braccio, però ti dà un manco. Cioè te freghi ancora di più con la compra perché bisogna... Però le misure erano di legno, lì invece era sul lottone con i due punzoni ten, battuti, leone moica in cima, leone, lì non si imbarca cucchi. Per fare gli orologi, sapete gli ingranaggi degli orologi, avevano il compasso a due punte come quello del palladio, prendevano la misura e la dividevano, poi controllavano se la divisione era giusta e controllavano gli ingranaggi e a mano. L'artigiano. Anche la donna quando fa la punta è un'artigiana, perché ti dici subito, Madonna che buona sta punta, se l'ha fatta bene. Se invece l'ha fatta massa moia, massa dura, stracotta, crua, ti dici, cosa che ti ho fatto? E te guardi sempre la televisione che fa mangiare a tutte le ore e ti ha detto, uomo, ti tasi, te guardi, ho visto mi te guardi sempre i film porno con le tardi e il letto con l'affetto. Buonasera signori. Basta, ho finito. Grazie alla mia assistente. Prego, grazie a lei, grazie della spiegazione, veramente interessante. Giuseppe, l'assessore Gaspari che ha voluto questi incontri per rendere nota la storia del nostro Rione. Sì, veramente una serata. Solo voi l'avete così. Io la ringrazio della spiegazione di questo leone perché interessantissimo, ha una storia veramente grande. Mi resta solo di ringraziare la persona che mi ha dato l'input, perché sono due anni che lavoriamo su questo leone qua, non è nato ieri così tanto, così facile. Albano è la persona che devo ringraziare perché è stato lui il leone. Ringrazio Alberto che anche lui con le sue come si dice? La sua arte ha scritto tutto quanto da scrivere. È stata una grande arte che abbiamo portato lì. E dopo, io penso che della fonderia Guastini. E Guastini che ha fatto una roba d'arte eccezionale. D'arte. Abbiamo portato il leone della piazzetta di San Marco, anche piazzetta San Marco anche all'Unica. Per cui penso sia un gran valore aggiunto alla nostra città. Piazzetta San Marco, si chiama San Marco. Il leone non era lì, era in piazza, che era quella che adesso si chiama Piazza Garibaldi, no? Però adesso riqualificando la piazza, facendo anche tutti i sottoservizi, insomma, sistemando San Marco, mettiamo San Marco. Bene, grazie mille. Si vuole annunciare la conferenza di giovedì prossimo? Eh sì, allora giovedì prossimo. È l'inaugurazione. Sì, allora il programma per l'inaugurazione delle piazzette è abbastanza ricco, no?